Bentornati amici per il riassunto delle giornate giocate nel weekend appena concluso, giornata numero 13 e in questa giornata abbiamo sfiorato l'unplane delle squadre di casa, infatti su 16 partite giocate 14 sono state vinte dalle squadre di casa, un solo pareggio e una vittoria esterna, 32 gol fatti dalle squadre di casa e 10 dalle squadre in trasferta per un totale dunque di 42 gol in 16 partite. Andiamo a vedere rapidamente i risultati dei gironi e poi analizziamo le classifiche dei quattro gironi perché a questo punto manca una sola giornata. Iniziamo dal gruppo A dove c'è stato un bel 4 su 4 delle squadre di casa. Iniziamo dal Camerun che ritrova la vittoria, torna alla vittoria dopo tre partite, travolgendo la Colombia per 5-1 e ben 4 gol realizzati nel primo tempo. Basso Gog al 12esimo e al 19esimo, Tocó e Cambi al 28esimo e Ngie al 44esimo. Nel secondo tempo la Colombia accorcia le distanze con Zapata al 64esimo, ma il neo entrato Abubakar chiude all'80esimo e il risultato finale dunque 5-1 per il Camerun. Costa d'Avorio batte Inghilterra 3-1, pesantissima sconfitta degli inglesi. Pepe sblocca la partita al 42esimo minuto e poi nel secondo tempo ci sono stati 3 gol addirittura in 4 minuti. Il 2-0 di Assalé al 55esimo, il 2-1 di Harry Kane al 57esimo e il 3-1 definitivo di Seri al 59esimo. Con questa sconfitta l'Inghilterra praticamente regala la qualificazione alla Colombia che è stata sconfitta nella partita prima, dunque dopo Germania, Camerun e Colombia manca soltanto un posto per gli ottavi di finale. Nella terza partita la Danimarca ha battuto la Germania 2-0. La Danimarca ormai eliminata trova la seconda vittoria generale nel campionato, ma questo non evita l'ultimo posto nel girone. A segno per la Danimarca, Eriksen al 7° e Skov al 68°. Nell'ultima partita invece Qatar-Messico, una partita molto tesa e anche molto importante, risolta dal solito Almoez Ali all'80° minuto. La sconfitta del Messico tiene in vita non solo il Qatar stesso, ma anche l'Inghilterra che potrà giocarsi le proprie chance nell'ultima giornata. Vediamo infatti la classifica. Camerun in testa supera la Germania e va a 26 punti, Germania seconda con 25. Entrambe le squadre qualificate si giocheranno il primo posto nell'ultima giornata. Terzo posto per la Colombia a 20, che ottiene la matematica certezza del passaggio del turno. Il quarto posto se lo giocheranno Messico con 18 punti, Costa d'Avorio e Qatar con 16 e Inghilterra con 15. La Danimarca chiude all'ultimo posto con 9 punti. Vedete sotto le partite del prossimo turno ci sarà Camerun-Qatar, quindi difficile trasferta per il Qatar che dovrà assolutamente vincere per sperare nella qualificazione. Poi Colombia-Costa d'Avorio, anche in questo caso la Colombia è qualificata mentre la Costa d'Avorio è desiderosa di punti. Dunque Qatar e Costa d'Avorio giocheranno entrambi fuori casa, l'Inghilterra invece giocherà in casa con la Danimarca già eliminata. Una vittoria farebbe andare l'Inghilterra a 18 punti, a pari con il Messico. Messico che sarà poi impegnato nell'ultima partita del girone in casa della Germania. Va da sé che se Costa d'Avorio e Qatar, una delle due, dovesse vincere la propria partita dell'ultima giornata, automaticamente eliminerebbe l'Inghilterra. L'Inghilterra per passare il turno deve battere la Danimarca e sperare che Costa d'Avorio e Qatar non vincano e che il Messico addirittura perda. E poi chiaramente bisognerà vedere la differenza reti perché il Messico è a più 5 e l'Inghilterra a più 2. Qualche possibilità per l'Inghilterra c'è. Nella classifica dei marcatori segnano Zapata e Almoez Ali che vanno dunque in testa con 8 gol. A 7 seguono Basso Gog e Gnabry e a 6 invece Harry Kane. Andiamo a vedere cosa è successo nel gruppo B dove ci sono state 3 vittorie casalinghe e un pareggio. Iniziamo dalla partita tra Polonia e Serbia, una partita sostanzialmente noiosa con pochissime occasioni, la risolve all'80esimo Lewandowski grazie all'unico tiro in porta della Polonia. Questa sconfitta della Serbia regala matematicamente il primo posto nel girone agli Stati Uniti e dunque sarà la prima squadra che andremo a inserire nel tabellone finale dell'eliminazione diretta. Seconda partita Nigeria-Giappone. Un brutto passo falso per la Nigeria che non riesce a battere il Giappone in casa. Va in vantaggio al 24esimo la Nigeria con Osimhen, pareggia Minamino al 40esimo minuto. Attacco sterile per la Nigeria che ora rischia parecchio come vedremo fra poco dalla classifica. Nella terza partita l'Australia ha battuto il Cile per 2-1.
Una partita e una vittoria importantissima per l'Australia. Protagonista assoluto Lecky, che realizza una doppietta al 38esimo e al 57esimo minuto. Al 69esimo Vargas accorcia per il Cile ma non riesce a pareggiare. I tre punti vanno dunque agli australiani. 3-1 clamoroso invece della Corea del Sud, che resta in corsa. E la Corea del Sud aveva infatti il dovere di provarci fino all'ultimo, nonostante l'ultimo posto del girone, anche se parte male e Zardes degli Stati Uniti porta in vantaggio gli americani al 19esimo minuto. Ma poi la Corea si trasforma e ribalta la partita con una doppietta di Chang Hon al 38esimo e al 58esimo e al gol di Shin Wook al secondo minuto di recupero del primo tempo. Vediamo come cambia la classifica dopo questi risultati. Gli Stati Uniti in testa con 25 punti, come detto matematicamente primi nel girone. Al secondo posto la Serbia con 20 punti, non ancora matematicamente qualificata, anche se la sua differenza reti, che è più 9, dovrebbe metterla al riparo da qualsiasi sorpresa. 19 punti per la Polonia, che è messa bene, perché infatti, come vedete sotto, giocherà in casa l'ultima partita. Il quarto e ultimo posto, che vale gli ottavi di finale, se lo giocheranno molto probabilmente Nigeria e Australia, entrambe con 17 punti. 15 invece i punti della Corea, non ancora fuori ma virtualmente eliminati, Cile e Giappone, che chiudono il girone con 14 punti. Prossimo turno, come vedete, ci sarà Polonia, Corea, e alla Polonia basterebbe una vittoria tranquilla con la Corea per assicurarsi il passaggio del turno. Poi ci sarà Serbia, Nigeria, importante soprattutto per la Nigeria, e Giappone, Australia. Dunque Nigeria e Australia, che sono a pari punti al quarto posto, giocheranno entrambe fuori casa. Prima giocherà la Nigeria in Serbia e poi l'Australia in Giappone. L'ultima partita, probabilmente inutile, Cile-Stati Uniti. Nella classifica dei marcatori, tre giocatori a quota 7 reti, Piontek, Tadic e Musa, 6 reti invece per Lecky, autore di una doppietta nell'ultima giornata. Passiamo al gruppo C. Anche in questo gruppo ci sono state tre vittorie interne e una vittoria esterna importantissima. Iniziamo dalla prima partita, Francia-Italia. La Francia, dopo aver vinto la partita d'andata con uno spettacolare 4-3, lo ricorderete, riesce a battere l'Italia anche nella partita di ritorno, 2-0. Dopo un deludente e noioso primo tempo, in cui l'Italia ha comunque giocato meglio, nel secondo tempo la Francia cresce e rompe l'equilibrio al 60esimo grazie a un bel gol di Mbappé, che raddoppia e chiude la partita all'88esimo minuto. Dunque Francia batte Italia 2-0, Russia-Marocco 3-0. La Russia prova a rimanere in corsa per la qualificazione. Succede tutto nel secondo tempo. Shalov sblocca il risultato al 63esimo, raddoppio di Zuba al 69esimo, chiude al 90esimo Yonov. Per il Marocco una pesante sconfitta, che è la terza sconfitta consecutiva, che complica enormemente il cammino e le possibilità di qualificazione della squadra africana. E veniamo alla terza partita, che è la più importante soprattutto alla luce del risultato. La Turchia è stata battuta 3-1 in casa dal Portogallo, una Turchia davvero irriconoscibile, che nel ritorno ha fatto soltanto 2 punti. Soffre tantissimo per tutta la partita. Il Portogallo va in vantaggio al 33esimo grazie a Bruno Fernandes, Unal pareggia per la Turchia al 55esimo, ma poi ancora Bruno Fernandes su calcio di rigore riporta in vantaggio i lusitani al 62esimo minuto. Chiude la sfida Bernardo Silva al 94esimo col gol del 3-1. Una curiosità veloce su queste due squadre: la Turchia, ricorderete, nel girone d'andata ha fatto davvero un'impresa totalizzando 16 punti, mentre ne ha fatti soltanto 2 nel girone di ritorno. Il Portogallo, al contrario, al termine del girone d'andata aveva soltanto 5 punti e poi ne ha fatti addirittura 14 nelle 6 partite finora disputate nel girone di ritorno. Dunque il Portogallo si trova a 19 punti, messo molto bene perché giocherà l'ultima partita in casa, come vedremo poi, mentre la Turchia si trova a 18 punti con una trasferta difficile da disputare nell'ultima partita. Concludiamo il quadro delle partite di questa giornata con la vittoria dell'Uruguay sulla Svezia per 2-1, una grandissima battaglia, era praticamente uno spareggio importantissimo. La Svezia va in vantaggio al 27esimo con Quaison, risponde però Suarez 2 minuti dopo al 29esimo minuto. Nel secondo tempo continua la grande rotta, risolve la sfida Rodriguez con un gol al 68esimo minuto. E analizziamo bene la classifica. La Francia, battendo l'Italia, la raggiunge in classifica e grazie a una miglior differenza reti, anche se solo di un gol, è in testa al gruppo. Dunque Francia 20 punti, Italia 20 punti, 19 punti per Uruguay e Portogallo, 18 per la Turchia, 16 per Svezia e Marocco,
15 per la Russia. Matematicamente può ancora succedere di tutto, ma guardando le partite dell'ultima giornata che vedete in sovraimpressione, si può dire che Francia e Italia siano quelle decisamente messe meglio, perché giocheranno in casa entrambe l'ultima giornata. La Francia ospiterà l'Uruguay, mentre l'Italia giocherà in casa contro la Russia. Le ultime due partite saranno però le più importanti. Ci sarà infatti Marocco-Turchia, con il Marocco che deve compiere un'impresa, anche guardando la differenza reti davvero pessima, meno 9, e Portogallo-Svezia, col Portogallo che dopo il girone d'andata potrebbe davvero firmare una gran bella impresa. Indicativamente potrebbero essere quasi qualificate Francia, Italia e Portogallo, che giocheranno in casa l'ultima partita, e il quarto posto se lo giocheranno probabilmente Uruguay e Turchia, entrambe che giocheranno però fuori casa, una in Francia e una in Marocco. Vedremo quello che succederà. Sicuramente questo è il girone più equilibrato di tutti. Nella classifica dei marcatori ancora fermo a quota 10 gol, ma comunque in testa Cengiz Under dalla Turchia, a 7 reti Ronaldo, che non ha giocato per squalifica l'ultima partita, 6 reti invece per Mbappé e Quaison. E chiudiamo con il gruppo D, dove abbiamo qualche certezza che è arrivata dopo i risultati di questa 13ª giornata. Anche qua 4 vittorie su 4 delle squadre di casa. Iniziamo con Svizzera-Argentina. Era lo spareggio più importante di questo girone e viene vinto dalla Svizzera grazie al gol di Seferovic al 25esimo minuto. L'Argentina con questa sconfitta segna praticamente la fine di ogni speranza, anche se la matematica arriverà qualche partita dopo, perché il Belgio batte la Spagna 1-0 con il gol più veloce di questo torneo. Segna infatti Hazard dopo 1 minuto e 10 secondi, record di velocità, e la vittoria del Belgio sancisce matematicamente l'eliminazione dell'Argentina. Poi vedremo la classifica. Vittoria casalinga anche per l'Olanda, che batte il Senegal 2-0. Una buona, buonissima prestazione dell'Olanda, però è una vittoria inutile. L'Olanda infatti viene eliminata, così come l'Argentina. Succede tutto nel primo tempo: Depay al 28esimo e Bergwijn al 42esimo. Nell'ultima partita invece Croazia-Brasile, la Croazia resta in vita, anche se sarà difficile vederla agli ottavi di finale. Una doppietta di Petkovic al 20esimo e al 60esimo, inframmezzata dal gol di Richarlison al 29esimo minuto. Alla Croazia comunque serve davvero un miracolo. Vediamo infatti la classifica: il Brasile è in testa con 23 punti, il Senegal segue a 20 punti. 18 punti invece per Belgio e Spagna, con la Spagna che ha fatto soltanto 2 punti nelle ultime 4 partite. 16 punti per la Svizzera, 15 per la Croazia, 14 per l'Olanda e 13 per l'Argentina. Dunque, matematicamente fuori Olanda e Argentina, e questa è davvero una cosa, una notizia clamorosa che mai avrei pensato all'inizio del girone. Nel prossimo turno ci sarà Svizzera-Croazia, 16 punti per la Svizzera e 15 per la Croazia. Praticamente si giocano le poche probabilità di qualificazione entrambe. Però attenzione, la Svizzera se batte la Croazia va a 19 punti e supererebbe Belgio e Spagna momentaneamente. Belgio e Spagna che dovranno giocare con le due squadre eliminate, il Belgio contro l'Argentina fuori casa e la Spagna invece in casa con l'Olanda. Quindi la Spagna è favorita nei confronti del Belgio. Il Belgio deve sperare che la Svizzera non batta la Croazia, altrimenti è un po' nei guai. L'ultima partita deciderà soltanto il primo posto nel girone. Entrambe qualificate, infatti, si affrontano Senegal e Brasile. 3 punti di differenza tra le due squadre. Il Senegal, per vincere il girone, deve battere il Brasile con almeno 4 gol di scarto per poter recuperare la differenza reti, che ora favorisce il Brasile più 8 contro il Senegal più 2. Nella classifica dei marcatori, 2 giocatori in fuga che hanno segnato entrambi: Depay dell'Olanda e Richarlison del Brasile con 9 gol, 6 per Embolo, 5 invece per Petkovic, Niang, Seferovic, Neymar e Rodrigo. E dunque, a una giornata dal termine dei gironi, speravo di avere più squadre inserite nel tabellone, e invece soltanto gli Stati Uniti sono certi della loro posizione finale nel girone, cioè il primo posto nel gruppo B. Come vedete infatti dal tabellone in sovraimpressione, gli Stati Uniti giocheranno l'ultima partita degli ottavi di finale, fuori casa l'andata, in casa il ritorno, e giocheranno contro la quarta del gruppo C, che naturalmente ancora non sappiamo chi sia. Per completare l'intero tabellone servirà a giocare le 16 partite dell'ultima giornata, la 14ª giornata dei gironi di qualificazione, che si svolgerà nel prossimo weekend, e dopo potremo dare il via alla fase ad eliminazione diretta. Appuntamento dunque per le ultime importantissime partite di qualificazione. Vi ringrazio per la visione e vi saluto. Ciao ciao!